C'era una volta lo Special One, c'era una volta un allenatore che vinceva, convinceva, riusciva a portare i suoi là sul tetto del mondo, non c'è più. Non c'è più. Quel Mourinho lì è un Mourinho da libri di storia del calcio, punto. Non c'è più, l'avevano già detto quelli del Manchester, l'avevano già detto quelli del Tottenham, l'avevano già detto in tanti ragazzi. Ma il motivo, e anzi i motivi di questa Roma che non riesce a ingranare, sono lì, sono sul piatto. E adesso ve le dico, prima ragazzi, domani c'è il punto sul campionato, si parla di tutte le sette sorelle, eccetera, eccetera, la Juve, l'Inter, il Milan e il Napoli che giocheranno stasera, quindi non perdetelo, iscrivetevi se non siete iscritti, ovviamente. Se siete iscritti, mettete la campanella, like, commento e io vi dico che innanzitutto Mourinho sta faticando a dare una squadra a questa squadra, una squadra nel senso dagli un'anima di squadra, non di gioco. Io vedo l'Inter che gioca bene, vedo il Milan che comunque perde, ma perde le ultime due partite, ma gioca bene. Il Napoli non ne parliamo, gioca benissimo. Le squadre che giocano male sono le squadre allenate da chi prende lo stipendio più alto, Allegri e Mourinho. Giocano male. La Roma ha vinto col Torino col 30% di possesso palla in casa, ha lasciato la palla al Torino, ha detto gioca tu, vediamo se riesco a vincere difendendomi. Così non vai da nessuna parte. Non vai da nessuna parte, ragazzi, non vinci niente, non arrivi neanche in Europa League. Infatti sta giocando anche in Conference League. Il 6-1 col Bodo Glimt non viene perché sono scarsi le seconde linee, non viene per colpa degli arbitri, viene perché non hai il gioco, perché la squadra non ha il gioco. Lo so anch'io che Abraham, il cartellino giallo non doveva esserci, lo so anch'io che l'arbitraggio non è stato del migliore, però non è questo il motivo. Se i romanisti, gli amici, davvero gli amici, i tifosi romanisti, continuano a credere che c'è la colpa è sempre di un qualcun altro, è perché Mourinho gliel'ha fatto credere. È perché la storia è questa narrazione di Mourinho che gli ha fatto credere così. E invece no, il problema della Roma è che la Roma non ha il gioco. Non ha il gioco, non ha il gioco. Lo volete? Cioè, questo ve lo ripeterò. Guardate l'Atalanta, guardate come gioca l'Atalanta. L'Inter, il Napoli e il Milan, perché hanno così tanto più punti? Non è che hanno un punto in più, adesso incominciano ad avere più punti in più. Sembra un altro gruppetto, domani ne parlo durante il punto sul campionato. Si sta creando il gruppo A e il gruppo B, due campionati diversi. Quelle quattro ci faranno divertire e ci faranno divertire tanto perché giocano la palla. Questo è quello, è il calcio nuovo, è il calcio moderno, è il calcio di Mourinho, è il calcio di Allegri, direi anche. Sono calci vecchi, sono concezioni vecchie, antiche. Mi dispiace tanto per la Roma. Meglio Fonseca, meglio Fonseca, meglio Fonseca o Garcia o quello che sia, di un allenatore che ancora lui stesso pensa di essere. Io lo sapete quando proprio ho capito che non andava più Mourinho. La sconfitta nel derby, quando la Lazio ha battuto la Roma comunque è stata sconfitta nel derby, quella abbracciarsi là in fondo tutti insieme, ma che tu perdi un derby, te ne vuoi andare negli spogliatoi, hai tutto il tempo, invece di fare sceneggiate, show che valgono per gli altri, hai tutto il tempo del mondo dopo di riprendere i giocatori e no, a fine partita tutti là a bordo campo a parlare, ma che è servito? Non è che hai dato nessuna scossa, non le dà più le scosse Mourinho. Mourinho è un impantofole, goditi i milioni, goditi tutto quello che hai, che te lo sei anche meritato, e lì è. Ma non è che sei più la persona vigorosa di 45 anni, 44 anni, perché questa, se non ricordo male, è l'età che aveva quando vince con l'Inter e con il Porto. È fra i 45 e i 50, insomma, è bello vigoroso. Adesso è capelli bianchi, invecchiato, imbalsito, nel senso, ovviamente non ha più quel fisico che aveva una volta. È tutta questa storia per cui o insegni calcio, oppure finisce così. Che vai a Bologna, che a Bologna perde Arnautovic, perde il suo giocatore più forte, più rappresentativo, lo perde, te lo regala pure e perdi la partita. E che vuoi fare? E che vuoi continuare così, a far così?
A me dispiace tantissimo per i tifosi della Roma che ancora continuano a insistere Mourinho, Mourinho, Mourinho. A me piace la Roma. Io sono affezionato alla Roma. Alla Roma e al Napoli, ovviamente tifo Inter, ma alla Roma e al Napoli, questione Sud, eccetera, eccetera. Io sono affezionato. Mi dispiace. Mi dispiace veramente vederla in questa situazione. Una situazione pessima. Ragazzi, pessima, non c'è nulla da costruire, non costruirà nulla. Detto questo, iscrivetevi se volete iscrivervi. Stasera Milan, Napoli, c'è tutto, sapete tutto. Ciao ragazzi.